rombo al forno con patate. Ingredienti: un rombo di circa un chilo, 3 spicchi d'aglio, 800 g di patate, del prezzemolo, capperi di salati, olive nere di Gaeta oppure taggiasche. Ecco, la prima cosa, togliete questa parte esterna del rombo che è ricca di spine. La parte più difficile è quella di togliere la pelle dalla parte superiore. Per toglierla dovete fare un'incisione sulla testa a questo livello, un'altra a questo livello, un'altra sulla coda e poi risalire man mano e molto lentamente tutta la pelle. È stata una faticaccia, ma ci siamo riusciti. Tagliate le patate a rondelle. Le rondelle devono essere molto molto sottili. Diciamo che lo spessore ideale è sui 3-4 mm. Abbiamo finito di tagliare le nostre rondelle di patate. Per togliere un po' di amido dalle patate, mettetele in acqua. Ora dovremo preparare un bel trito fatto da prezzemolo, aglio, olive e capperi. Incominciamo a tagliare l'aglio a rondelle. Ecco, i capperi sono stati dissalati e lavati in acqua. Denocciolate anche le olive. Non mettete tante olive, basta semplicemente che diano un po' di sapore. Ecco, andate giù di mezzaluna oppure con un bel coltello. Diciamo che non deve essere un trito proprio finissimo, abbastanza grossolano. Fate anche la stessa operazione con delle buccette di limone a cui avete tolto anche la parte bianca. Abbiamo utilizzato in tutto mezzo limone. Prendete una bella teglia da forno, dopodiché ci mettete un po' di carta di forno. Sul fondo incominciamo a disporre un po' di sale, quindi un po' di pepe macinato fresco. Quindi veramente un filino d'olio. Poi disponete a strati le patate, ecco, accavallandole in questo modo. Ecco, un po' di sale ancora sulle patate stavolta. Un po' di pepe. Un po' del trito composto da prezzemolo, aglio, capperi e olive e quindi il solito filino d'olio. Adagiate quindi il rombo in questo modo. Salate appena in superficie, quindi il vostro trito basta così. Un filino d'olio e ricoprite il tutto con le patate. Ecco, ora sulla parte superiore delle patate mettete tutte le buccette di limone. Un po' di sale. Il restante trito. Un filino d'olio. E ora in forno, 180 gradi sopra sotto, una trentina di minuti. A metà cottura estraete dal forno e ricoprite il tutto con carta argentata. Estraiamo quindi il nostro rombo alle patate. Ecco, un piacere. La cosa più bella è quando togliamo. C'è un profumo intensissimo. Eccolo qua il nostro risultato dopo 40-45 minuti di cottura. Il rombo con le patate. Ora impiattiamo. Nell'impiattamento, per prima cosa, incominciate a disporre il fondo di patate. Ecco qua, intanto il fondo è stato sistemato. A questo punto
incominciamo a tirare giù i nostri tocchettoni di rombo che sistemiamo sulle patate. Ecco, per ogni persona diciamo un due filettini, quindi un quarto di rombo. Un filino d'olio a giro e a tutti buon appetito! Rombo con le patate.